Lockdown, indice RT, DPCM, salme CARES. Sono molte le parole che soltanto un anno fa non avevamo mai sentito e che oggi, al termine dell'anno più assurdo degli ultimi 80, usiamo con quasi noncuranza. Chi avrebbe mai pensato un anno fa che le mascherine sarebbero diventate parte del nostro abbigliamento quotidiano? Chi avrebbe mai pensato un anno fa che stringersi la mano tra amici sarebbe diventato un tabù? Chi avrebbe mai pensato un anno fa che il Milan avrebbe disputato un anno solare senza quasi mai perdere, passando dall'essere una squadra di metà classifica in Italia ad essere prima in campionato e l'unica squadra ancora imbattuta in Europa? Non molti, probabilmente nessuno, eppure è quello che è successo davvero. Prima di iniziare con questo video conclusivo dell'anno, iscrivetevi al canale e lasciate like. Non c'entrava nulla, ma è sempre bene ricordarlo ed è pure gratis. Ma torniamo a noi. Il 2020 è stato un anno crudele, devastante, così brutto che anche solo immaginarselo sarebbe stata dura. Ce l'avrebbero fatta forse Stephen King, Michael Bay e Bill Gates. La quasi totalità di noi però no. Eppure non per tutti è stato così. Per noi, per il Milan, è stato uno degli anni migliori di sempre. E di certo il migliore degli ultimi anni. Un anno talmente eccezionale che per rievocarlo tutto servirebbero 100 video da un'ora. È stato l'anno dell'arrivo di Kjaer, Ibra e Salme CARES, e la vittoria rimonta contro l'Udinese a gennaio per 3-2 grazie ai gol di Rebic e Teo, avvenuta quindi nello stesso modo di quella di ieri sera contro Lazio, della calda sera del 7 luglio, quando sotto di 2 gol con la Juve li abbiamo prima rimontati e poi distrutti 4-2. È stato l'anno del derby vinto a ottobre, della lotteria infinita dei rigori contro il rivale, avvenuta sotto il diluvio universale, del Covid preso da Pioli e il suo assistente, con la squadra affidata a Bonera che comunque è stata in grado di vincere. È stato l'anno della scoperta di Jens Petter Høge contro il Bodo Glimt, del suo acquisto pochi giorni dopo e dei suoi Eurogol che già ci hanno fatto innamorare di lui. È stato l'anno dell'esplosione definitiva di Akan Çalhanoğlu, che da giocatore discontinuo è divenuto prima uno dei pilastri della squadra, poi un potenziale caso a causa del rinnovo e infine un leader totale nelle ultime settimane. Ora la sola idea di perderlo mi rimette i brividi. È stato l'anno in cui Kessié e Bennacer hanno formato una coppia di centrocampisti strepitosa, in seguito migliorata dall'arrivo di Sandro Tonali, il principale colpo di mercato dell'estate e che ora, partita dopo partita, sta sempre di più rivelando il suo potenziale. È stato l'anno in cui Davide Calabria ha raggiunto la sua maturazione piena, diventando uno dei terzini migliori del campionato. È stato l'anno di Ante Rebic, che dopo un 2019 difficile, nei primi 6 mesi del 2020 ha segnato ogni settimana. E se poi nella nuova stagione è perso più appannato, comunque ieri sera ha segnato il momento decisivo, come 11 mesi fa contro l'Udinese. È stato l'anno di Ibrahimovic e della sua capacità unica di ribaltare le ambizioni di uno spogliatoio intero, infondendo in un gruppo di giovani inesperti una fiducia in se stessi tale che ormai non riescono neanche ad arrendersi all'idea di non portare a casa una vittoria e ci provano sempre fino all'ultimo istante. È stato l'anno di Stefano Pioli, che è passato dall'hashtag che lo voleva esonerato in partenza all'essere il leader di una squadra capace di collezionare solo in campionato ben 79 punti in 35 giornate, portando il Milan a segnare 2 gol a partita per 16 volte di fila, rendendolo incapace di perdere. È stato l'anno di Paolo Maldini, che dopo qualche stagione di assestamento ha preso le redini della situazione in mano e ha costruito un Milan con giovani sconosciuti che oggi non cambieremo per nessun altro al mondo. È stato l'anno di Theo Hernandez, che se già ci aveva mostrato qualcosa nel 2019 ha passato gli ultimi 12 mesi migliorando di settimana in settimana, finendo per essere considerato da molti, me compreso, il miglior terzino del mondo. È stato l'anno di noi tifosi milanisti, che non siamo potuti andare allo stadio, ma non per questo ci siamo arresi. L'anno in cui ci siamo riscoperti uniti, carichi e sognatori. Poi c'è chi si accontenta, giustamente, e pensa alla Champions, e chi, invece, osa sperare in qualcosa di davvero grande. Il 2020 è stato un anno brutto, bruttissimo, ma nel calcio è stato l'anno del Milan. Un anno fa, nell'ultima partita del 2019, perdevamo 5-0 contro l'Atalanta e non avevamo idea di che cosa ci sarebbe capitato nel futuro più prossimo. Oggi, nell'ultima partita del 2020, guardiamo ai 12 mesi trascorsi con orgoglio e al futuro prossimo con speranze e ambizioni. Non sappiamo cosa ci capiterà, ma dopo un anno simile non possiamo fare altro che essere, almeno calcisticamente parlando, davvero felici. Il 2021 ci aspetta e noi saremo ancora qua, pronti per tifare, pronti per combattere, pronti per sostenere la squadra nei momenti più duri che inevitabilmente arriveranno. Ma soprattutto, noi saremo ancora qui, sempre più pronti, per fare ciò che da anni non ci era permesso fare, sognare per un Milan grande. Buon Natale, amici milanisti, e che il 2021 sia molto meglio del 2020 per tutti voi. Se lo sarà anche per il Milan, allora ci divertiremo e non poco. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, fatemi sapere il vostro. Ciao!